Buonasera a tutti e benvenuti al webinar formativo Strategie e Metodi Inclusivi. Questo appuntamento fa parte della quarta edizione di Più Unici che Rari, la campagna educativa sul tema della diversità e l'inclusione scolastica che ogni anno coinvolge migliaia di classi delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. Oggi affronteremo la tematica delle strategie e dei metodi inclusivi, affinché ogni insegnante possa declinare un percorso didattico che faciliti l'apprendimento considerando le capacità di ognuno. Ne parleremo con Francesca Costa, docente presso il Liceo Leopardi Maiorana di Pordenone, dove anche funzione strumentale BES ha collaborato con l'Università di Urbino e collabora con l'Università di Udine. Avremo poi il piacere di ascoltare anche la testimonianza di Roberta Giodice, socio fondatore e presidente dell'Associazione ESEO Italia. Prima di procedere con il webinar, qualche informazione pratica per voi. Sarà possibile interagire con lo staff e i relatori attraverso due strumenti che vedete sul lato destro del vostro schermo. Utilizzeremo la chat in caso avessimo necessità di inviarvi dei messaggi di servizio nel corso del webinar. Nella parte domande, invece, potete scriverci commenti, appunto, domande che leggeremo alla fine del webinar alle nostre relatrici. Vi ricordo che per chi avesse ricevuto il kit didattico Più Unici che Rari, c'è tempo fino al 1º marzo per partecipare al concorso nazionale a premi. La mia classe è un universo, quindi c'è ancora tempo con le vostre classi per partecipare. Non vi rubo altro tempo e passo la parola alla relatrice Francesca Costa. Buongiorno, sono molto felice, diciamo, della vostra presenza e quindi spero che possiate avere degli spunti interessanti da quello che andrò ad affrontare, che naturalmente non ha la pretesa di essere un corso monografico, ma spero siano degli spunti interessanti. Quindi parliamo subito con strategie e metodi inclusivi per capire di che cosa andremo a trattare. Vorrei fare una considerazione insieme a voi, dicendo che le disuguaglianze sono un affare di tutti e non sono solo un affare di chi le subisce direttamente. Quindi aiutare a superare le disuguaglianze di fatto aiuta tutti noi e non solo le persone che vivono per qualche motivo lo svantaggio nel momento della loro situazione presente. Andiamo avanti con la prossima slide e vediamo come il termine strategia, che è la prima parola che noi abbiamo incontrato già nel titolo, sia una parola mutuata addirittura dall'arte militare. Infatti, la strategia è una tecnica per individuare obiettivi generali e finali di una guerra o di un ampio settore di operazioni. Quindi serve per elaborare grandi linee di azione, predisponendo i mezzi per conseguire una vittoria, che nei termini scolastici è la vittoria formativa e il raggiungimento degli obiettivi per tutti gli allievi. In particolare, la strategia diretta o dell'azione frontale è quella che con la prova di forza induce l'avversario ad accettare le condizioni del vincitore. Anche qui azione frontale, anche noi sappiamo che a scuola diciamo, possiamo avvalerci anche di lezioni frontali che per quanto riguarda la didattica moderna non sempre sono le più efficaci. Quindi, diciamo, per concludere, la strategia è la tecnica di individuazione di obiettivi generali di un'attività e i modi e i mezzi più opportuni per raggiungerli. Sempre mutuando quindi dai termini diciamo, dell'arte militare, e andiamo alla prossima slide, per quanto riguarda la didattica, si apre proprio un nuovo fronte. Allora, consideriamo che negli ultimi anni ci sono nuovi fenomeni sociali, quali i flussi migratori, le nuove povertà, il disorientamento anche dei genitori riguardo al compito educativo delle famiglie, e tutto questo assegna una nuova attualità al tema dell'inclusione in ambito educativo. Quindi, in questo nuovo scenario,
dobbiamo essere in grado di rispondere ai bisogni di tutti gli allievi e tutti coloro che necessitano, appunto, che hanno bisogno di un'attenzione particolare verso i bisogni educativi speciali. Però non solo, perché bisogni educativi speciali è una categoria che contiene e declina moltissime differenze e non si tratta solo magari di condizioni di svantaggio. Integrare, vorrei diciamo soffermarmi su queste due parole che sono integrare e includere, perché fino a poco tempo fa si usava la parola integrazione. Però se andiamo a vedere esattamente che cosa significa integrare, vuol dire rendere integro o intero. E una persona di per sé non ha niente da essere resa integra o intera, perché una persona di per sé è già intera. Allora, diciamo, bisognerebbe parlare di inclusione e quindi di tenere all'interno, di includere, sebbene qualcuno veda questo come anche un'accezione negativa nel senso di poco movimento. Però, e andiamo alla prossima slide, diciamo che i termini integrazione e inclusione sono due termini che sono diametralmente opposti. Perché se penso all'integrazione, allora mi rifaccio a una situazione che guarda al singolo e si esplica nel contesto educativo. E cosa succede? Che si interviene prima sul soggetto e poi sul contesto. Questo però non fa che incrementare una risposta specialistica che è quella che attualmente dovrebbe essere evitata. Se io invece penso all'inclusione, allora ragiono in termini di processo e guardo a tutti gli alunni e gli allievi e mi devo riferire a una dimensione educativa e sociale. Su questa dimensione sociale poi parleremo anche successivamente. E quindi in questo caso, parlando di inclusione, devo prima intervenire sul contesto e poi sul soggetto. Allora ecco che risultano quanto mai attuali barriere facilitatori, che sono quelli che sono anche predisposti in quello che è il nuovo PEI, secondo il decreto interministeriale 182 del 2020 su base ICF. E quindi la risposta non è più una risposta specialistica, perché questa risposta diventa ordinaria. Perché se io cambio il contesto, che può essere fisico, organizzativo e relazionale, posso avere un migliore impatto per quanto riguarda l'allievo. Quindi si potrebbe dire che l'inclusione deve essere considerato come modello di organizzazione che concepisce la scuola come luogo di valorizzazione delle differenze con competenze adeguate per saperle trasformare in risorse. E andiamo ancora alla prossima slide. In questo caso mi piace citare Marisa Pavone, docente di pedagogia speciale all'Università di Torino, e lei sostiene che l'essere inclusi è un modo di vivere insieme, basato sulla convinzione che ogni individuo ha un valore per sé, di per sé, e appartiene alla comunità. Così intesa, l'inclusione può avvenire non solo nella scuola, ma in molteplici ambienti, lavoro, gioco, ricreazione. Ed è infatti proprio nei piani educativi individualizzati la ricerca del percorso di vita per tutti gli studenti, in questo caso parlando di PEI con disabilità, ma voi sapete che la scuola fin da subito si orienta proprio nei confronti, diciamo, di un'elaborazione di progetto di vita proprio per tutti gli studenti. Quindi, andando alla prossima slide, diciamo che se io voglio considerare la buona scuola, e attenzione, buona scuola faccio riferimento non solo in termini di legge, no, per quella che era considerata la buona scuola, ma in termini più ampi, diciamo che la buona scuola è una scuola che è buona per tutti
e attenta per ciascuno. Prendiamo per esempio gli studenti anche che hanno un background migratorio, che possono imparare una concittadinanza ancorata al contesto nazionale, e tutti gli studenti possono imparare una concittadinanza aperta, anche verso questo mondo che è sempre più grande, interdipendente e interconnesso. Una buona scuola deve contare su insegnanti e dirigenti competenti e saper coinvolgere tutto il personale scolastico, perché i percorsi scolastici e i risultati di apprendimento degli alunni, di tutti gli alunni e anche di quelli con bisogni educativi speciali, possono presentare criticità diffuse e acute. Ma bisogna essere in grado di superare e contrastare lo svantaggio oppure la disparità rispetto a quelli che sono gli alunni tipici. Quindi, quali sono, diciamo, scusate un momento, che mi sono inclusione. Perfetto. Allora, vorrei fare però con voi una considerazione su come deve essere la classe inclusiva e magari andiamo alla prossima slide. Una classe inclusiva, allora intanto bisogna considerare che la classe è un gruppo di lavoro organizzato, dove non si sceglie di andare, ma gli studenti capitano e ci sono delle regole, status e ruoli sociali, obiettivi ben definiti. Quindi è compito del docente far acquisire ai membri del gruppo la consapevolezza che l'assunzione di compiti implica una responsabilità individuale, ma che diventa anche una responsabilità più collettiva. Quindi una classe è da considerarsi come un insieme di trame, di relazioni, di emozioni che nascono e si modificano nel tempo e che coinvolgono gli alunni e anche gli insegnanti. La qualità del lavoro di un gruppo classe dipende strettamente dalla qualità delle relazioni che intercorrono tra i componenti. È frutto di una mediazione tra le differenze che caratterizzano i singoli individui e della gestione degli aspetti problematici e conflittuali che fisiologicamente possono presentarsi. Bisogna considerare che in una classe sono presenti allievi di diversi ceti sociali, culturali, diverse etnie, diverse religioni. Ognuno con le sue capacità e ognuno ricco delle proprie risorse. Un contributo utile a far luce anche sul valore di questa eterogeneità, ci viene sicuramente da Gardner, che penso sicuramente tutti voi conosciate, in riferimento alla sua teoria sulle intelligenze multiple. E secondo questa teoria, ci sono diverse predisposizioni personali che possono tradursi in un diverso modo di affrontare le questioni, comprese quelle scolastiche. Si tratta quindi di trovare una giusta sintonia tra insegnante e allievo. Il primo è caratterizzato da un proprio profilo cognitivo, si esprime e si relaziona in base a un proprio stile, originato anche dagli studi compiuti e dal proprio ambiente socio-familiare. Quindi, andando nella prossima slide e parlando sempre di stili di insegnamento, sappiamo che, diciamo che gli stili di insegnamento inevitabilmente portano a ricadute sul clima classe e sull'apprendimento. Diciamo che possono essere riconoscibili soprattutto tre stili di apprendimento. C'è lo stile formale e autoritario, che comporta una visione centrata sull'insegnante e sul ruolo passivo dell'alunno. C'è lo stile informale e democratico, che vede l'insegnante come consulente, e c'è uno stile laissez-faire, che vede l'insegnante passivo e la classe risulta disorganizzata e abbandonata a se stessa. E qua sicuramente voi avete individuato già da voi quale potrebbe essere lo stile di insegnamento che è più valido.
Quindi, andando alla prossima slide, diciamo che cosa deve, fra virgolette, praticare un insegnante, come deve essere un insegnante affinché possa essere efficace. Sicuramente ci deve essere dialogo, che implica l'abolire le minacce, limiti, controlli, non si deve sgridare, esigere, ma si deve preferire e cooperare oltre che collaborare. Ci deve essere un reciproco rispetto, un ascolto attivo di cui parleremo, un messaggio che deve essere mandato in prima persona. Diciamo, prendere in considerazione che la risoluzione dei conflitti è meglio se fatta tramite problem solving, di cui parleremo, non ci deve essere autoritarismo e permissivismo, perché entrambi portano a gioco di potere e stress che non sono utili, a niente e a nessuno. Quindi una classe inclusiva, e andiamo alla prossima slide, deve sicuramente essere rispettosa. Quindi nessuno deve essere escluso o marginalizzato, tutti devono essere trattati in maniera uguale e con assoluto rispetto. Deve essere allievocentrica, e quindi gli insegnanti penseranno in maniera personalizzata alle attività da svolgere, rispettando i bisogni del singolo allievo. Ci devono essere diversi metodi di insegnamento per i diversi stili di apprendimento. E sicuramente, prima di tutto, bisogna pensare ad attivare attenzione e motivazione coinvolgendo gli allievi in prima persona. Deve essere salutare, riferendoci alla salute, certamente anche il saluto, ma salutare nel senso che si deve perseguire il benessere psicofisico dell'allievo. In una classe inclusiva non devono esistere barriere architettoniche sicuramente, ma neanche barriere mentali. E poi vedremo l'importanza, diciamo, di superare alcuni stereotipi anche da parte dell'insegnante. Deve essere una classe protettiva. Ogni allievo deve essere protetto da abusi e violenze verbali e fisiche. Tutti devono essere incoraggiati a proteggere il prossimo. Non sono ammesse punizioni corporali e verbali, e per raggiungere tutto questo deve essere creato un codice di condotta per i rapporti tra insegnanti e studenti. In riferimento ad abusi e violenze, vi ricordo che il 7 febbraio si celebra la giornata contro il bullismo. E poi deve essere una classe inclusiva, deve considerare l'aspetto familiare, cioè nel senso che i genitori devono essere inclusi nel processo educativo attraverso singoli colloqui che devono prendere in considerazione non solo l'andamento scolastico, ma anche lo stato emotivo e di salute dei loro figli. I genitori e le comunità quindi vengono incluse in attività scolastiche e aperte a tutti. Benissimo, allora con questo aggancio io farei entrare qui con noi la testimonianza di Roberta Giudice, socio fondatore e presidente dell'associazione ESEO Italia, partendo da questa riflessione. In che termini si deve considerare la famiglia protagonista del processo educativo dei figli per lavorare in sinergia con l'intera comunità educante e considerando che scuola e famiglia sono luoghi primari di educazione e di istruzione. Quindi, con questo spunto lascio la parola a Roberta. Grazie. Allora, grazie a tutti, permettetemi di ampliare i ringraziamenti agli organizzatori, alla Sanofi che ha sponsorizzato questo progetto che ritengo di grande valore, proprio per la capacità generativa di valore che ha in sé. Gli obiettivi sono grandi, obiettivi ambiziosi, quelli di includere, di avere delle tecniche personalizzate, di poter creare un'alleanza con le famiglie. Obiettivi che richiedono una grande analisi di contesto, proprio un po' come per poter mirare la tecnica. Allora, qui con voi vorrei proprio creare degli spunti da un'analisi di contesto che afferisce all'esperienza, ad esempio, dei nostri soci. Io rappresento delle famiglie, dei pazienti affetti appunto da
patologie gastrointestinali eosinofili, quindi sono delle infiammazioni croniche dell'apparato gastrointestinale che sono diverse nei sintomi, ma hanno un denominatore comune. Sono delle patologie che non hanno una manifestazione evidente, non hanno dei deficit cognitivi o dei deficit fisici, per cui è chiaro ed evidente il danno e le condizioni vissuto e la compromissione della qualità della vita, che invece è rilevante perché tutti comunque hanno difficoltà nel nutrirsi, e questo incide pesantemente sulla forza fisica, sullo sviluppo psicofisico, nell'autostima, la qualità delle relazioni. Insomma, questa è un'analisi, una prima analisi di contesto. Allarghiamo un po' il contesto e vediamo quello che caratterizza i rapporti famiglia-scuola in questo momento storico. Purtroppo molto spesso caratterizzato da un'attenzione delle famiglie più verso la giustificazione, l'allontanamento delle frustrazioni dai propri figli, più attenti ad un successo scolastico, piuttosto che a valutare e a costruire insieme un processo, no, che nel tempo arrivi all'obiettivo posto. E questo è palese che ha delle difficoltà. Ma queste difficoltà diventano una complessità quando ci si interfaccia con famiglie che hanno all'interno una condizione oggettiva, un ragazzo, un bambino affetto da una patologia. Per cui è davvero importante riuscire a costruire delle strategie empatiche, giuste, in maniera tale da riuscire a instaurare un humus, un patto di fiducia, un'alleanza che possa costruire insieme appunto questo progetto educativo, che non sia spostata, un po' come un pendolo, da un versante, di autoritarismo a permissivismo. Per questo vorrei cominciare, proprio da un'esperienza pratica. Questa è un'email che mi ha mandato una mamma, uno scambio di email con degli insegnanti. La sua figlia ha il morbo di Crohn, quindi una patologia affine alle gastroenteriti e alle colite eosinofile in termini di sintomi manifesti. Allora ve la leggo. Cari genitori, no, gentili genitori, ho appena ricevuto l'email della coordinatrice che invita le professoresse e i professori di, non diciamo il nome, a farlo uscire di classe tutte le volte che lo chieda, in quanto portatrice di patologia invalidante. Mi sembra corretto che siate a conoscenza che l'episodio avvenuto, la bambina era stata negata da un insegnante la possibilità di uscire e andare in bagno, non deriva dalla mancata lettura delle email inviateci dalla coordinatrice. In effetti, io e qualche altro mio collega del consiglio di classe riteniamo che far uscire di classe un'alunna tutte le volte che lo chieda non sia accettabile dal punto di vista didattico, malgrado abbia una patologia invalidante. Oltretutto, se dovesse sentirsi male mentre chiusa in bagno, la responsabilità ricadrebbe nell'istituzione scolastica e nella fattispecie ricadrebbe nella professoressa o nel professore che ha dato all'alunna il permesso di uscire. Io e anche qualche altro mio collega non intendiamo correre questo rischio professionale, pertanto non faremo uscire di classe sua figlia e se la stessa dovesse accusare un evidente stato di malessere, sarà nostra premura chiamare tempestivamente l'ambulanza. È giusto che sappiate che non tutto il consiglio di classe condivide la posizione della coordinatrice e che io e qualche altro mio collega non lasceremo uscire di classe sua figlia ogni volta che lo chieda, piuttosto chiameremo l'ambulanza se necessario. Ora, non entriamo nel merito, non giudichiamo questo scambio di mail perché inevitabilmente sono la punta di un iceberg, di un contesto di cui non abbiamo tutti gli elementi, ma cerchiamo di trarre tutti quegli spunti che possono esserci aiuti, che ci possono essere d'aiuto per individuare una strategia vincente, sia nei confronti delle famiglie che nei confronti dei ragazzi.
Come dicevo prima, appunto, in questa difficoltà, purtroppo spesso la tendenza è quella di utilizzare un po' degli estremi, no? E quindi l'aspetto frontale, così come ha fatto, no? Questo atteggiamento, questo stile frontale, quindi un atto di forza, piuttosto che per altri consentire tutto ai ragazzini, o addirittura, faccio un esempio un po' estremo, garantirgli un sei politico. Questo andrebbe proprio a minare tutta la possibilità di sviluppare tutte le potenzialità che aiuterebbero questi ragazzi a trovare in sé le risorse per non attuare, ecco, dei meccanismi adattativi come probabilmente questa ragazzina avrà fatto. Possiamo anche ipotizzare, dare per scontato che questa ragazzina abbia utilizzato la sua patologia per avere delle occasioni di salvaguardia, nel senso di evitare un'interrogazione o piuttosto durante un compito di andare, ma non è questo il problema. Il problema è che la condizione oggettiva rimane, questa ragazzina ce l'ha il problema, quindi dobbiamo cercare di andare a monte e far sì che questi comportamenti non vengano attuati. Allora, quale strategia? Cosa ci può aiutare? Avere un obiettivo, darsi un obiettivo chiaro ed evidente, qual è? È quello di capire, come diceva Francesca prima, quello che diceva Marisa Pavone, che ciascuno ha un valore. Allora, il nostro obiettivo primario, l'obiettivo primario di un insegnante è far sì che tutte le strategie, tutte le scelte degli strumenti aiutino proprio a far leva, a far capire questo, sia ai genitori che ai ragazzi. I genitori cercare di informarsi, di capire quali sono i vissuti preponderanti che sono associati a questa condizione, proprio perché un giusto grado di empatia potrà essere un humus fertilizzante per far sì che possano crescere tutti questi comportamenti virtuosi. I genitori dovranno imparare a capire che i loro figli non sono difettati, nel senso che hanno una patologia, ma non sono solo quello. Possono favorire, far crescere tutto il resto, tutte le altre potenzialità, tutti gli altri interessi, tutto ciò che riguarda la personalità nella sua interezza. Ma purtroppo le condizioni di vita, la sofferenza fanno sì che abbia uno spazio preponderante tutto ciò che è il limite, tutto ciò che è la sofferenza. E allora riuscire a far leva, a capire prima di tutto, informarsi e a capire quali possono essere tutti gli altri comportamenti che invece possono aiutare a garantire una vita più piena, una felicità, possano garantire anche la crescita dell'autostima dei ragazzi. Questo permetterà di instaurare quest'alleanza, questo patto di fiducia. Oggi si festeggia un grande educatore, Don Bosco, e mi è venuta in mente una massima che ci può aiutare in questo momento. Lui diceva: importante amare i ragazzi, ma ancora più importante è che loro si sentano amati. Allora, come lo possiamo riportare nel nostro contesto? Ecco, è importante comprendere questi ragazzi, la loro condizione, ma è ancora più importante che loro si sentano compresi. E allora, per manifestare nella concretezza questo desiderio, questa volontà di comprensione, allora bisogna informarsi, bisogna cercare di studiare quali sono i vissuti. E in questo vi invito anche a considerare l'aiuto laddove ci siano le associazioni di pazienti che
magari con un incontro nel vostro consiglio possano proprio aiutarvi a generalizzare un po' quelle che sono le condizioni, questo senza aggravio economico, perché sono tutte associazioni pro bono che lo fanno per il bene dei loro pazienti. Questo proprio perché passi attraverso questo interessamento, attraverso il far leva su questi punti che determinano la comprensione del vissuto di questi ragazzi, possano liberare e favorire questo patto di fiducia che permetterà agli insegnanti di deducere, di far emergere tutto il resto che c'è o ci potrebbe essere, perché sicuramente c'è. Per far questo volevo aiutarmi a trovare altri spunti attraverso un'esperienza di una ragazza, perché abbiamo analizzato i bisogni degli insegnanti, dei genitori, ma esistono i bisogni dei ragazzi e in particolar modo degli altri alunni del contesto dove loro vivono. E allora vi leggo. Viola, la lettera di Viola è molto breve. Mi hanno diagnosticato la malattia che avevo solo 11 anni. All'inizio credevo che potessi guarire. Ma poi mi hanno spiegato cosa significasse la parola cronica e un pochino mi sono preoccupato. Ho capito che sarebbe stato per sempre e questo un po' mi pesa e mi spaventa. Ho paura che non si possa trovare la cura giusta. Ho paura anche di iniziare la scuola superiore e di essere troppo bassa rispetto agli altri, perché questa malattia ha rallentato anche il mio sviluppo e temo che possano prendermi in giro. Ho paura di sentirmi male e di non essere creduta e capita, perché la mia malattia è invisibile agli occhi degli altri. A volte sto male, male fisicamente, grandi mal di testa e forti giramenti, per non parlare poi dei dolori di pancia che vanno e vengono, così all'improvviso, e mi fanno sentire diversa dagli altri, perché magari devo cambiare i miei progetti o stare attenta a mangiare, i ricoveri, i prelievi. Le analisi sgradevoli fanno cambiare i miei progetti o devo stare attenta a mangiare. Le medicine che devo prendere tutti i giorni a volte mi rattristano un po', ma devo controllare lo stato della mia infiammazione. Tutto ciò mi stanca, ma sono fiduciosa che nella mia vita potrò fare tutto, anche se ho la mia amichetta, soprannominata così grazie a Federica, che mi ha aiutata molto a liberarmi. E grazie anche ai miei genitori che mi aiutano a combattere. Nostalgia della Viola di prima? No, perché io sono e sarò sempre Viola e non Viola con il cronna. Allora, questa ragazza è riuscita, ovviamente questo è l'obiettivo, no? Quindi questa ragazza ha compreso il suo valore, è riuscita a manifestare la sua malattia. Purtroppo, se andiamo a guardare il contesto generale, prima di scendere nel particolare, vediamo come i ragazzi tendono a rifuggire la sofferenza. Questo un po' anche come conseguenza del fatto che i genitori, no, tendano ad allontanare le frustrazioni, ma cerchino proprio di negarla. Questo perché purtroppo la sofferenza ti mette faccia a faccia con i propri limiti, con le tue paure, con le tue incapacità anche di fronteggiare alcune situazioni. Ma allora l'obiettivo per poter raggiungere questa consapevolezza, per poter far cambiare a questi ragazzi il focus, è quello di dire che la sofferenza farà parte. Non è un augurio per nessuno, farà parte in misura maggiore o minore della nostra vita e trovare non bisogna allontanarla, ma anzi vaccinarsi, riuscire a trovare delle strategie per confrontarsi con essa, far del bene, fa meglio a chi lo fa piuttosto che a chi lo riceve. E questo potrebbe essere davvero un'occasione privilegiata per fornire strumenti a questi ragazzi a vaccinarsi
dalla sofferenza per i ragazzi di classe, ma allo stesso tempo per chi è affetto da questa patologia, per trovare gli strumenti, per uscire allo scoperto, perché non voler negare il fatto di essere ammalati quasi come se questo potesse cancellare i propri disagi, perché questo anzi invece peggiora, perché magari possono attuare comportamenti non idonei proprio in conseguenza di questa negazione. Ecco, allora la sfida è appunto grande. L'atteggiamento è quello proprio di cercare di operare una grande, la voglio chiamare anamnesi. I medici per arrivare ad una cura fanno un'adeguata anamnesi, no? Fanno tutte quelle domande, quelle richieste. Ecco, sforzarsi per trovare tutti quelli che sono i bisogni, tutti quelli che sono i limiti, tutti quelli che sono le paure che vivono sia i ragazzi che le famiglie saranno strumento fondamentale per poter aiutarci a trovare gli strumenti per arrivare a questo obiettivo così ambizioso, ma allo stesso tempo così bello e importante. Io credo che davvero gli insegnanti, io considero la professione degli insegnanti un privilegio che forse non è adeguatamente riconosciuto, ma io credo che ci siano davvero gli elementi per poter alimentare la propria motivazione, perché sia la risorsa più importante, più grande, che è il futuro della nostra società. C'è l'opportunità attraverso il nostro processo educativo di far parte, da dove si riesca, a essere coadiutori di una società più coesa e solidale. Ecco, sono tante anche le altre cose, ma credo di aver focalizzato di avervi fornito degli strumenti di condivisione e di possibilità di riflessione su questi ambiti, su questa possibilità. Se qualcuno dovesse avere delle domande adesso, oppure come. Ecco, allora intanto ti ringrazio Roberta per averci portato questa testimonianza molto importante. Leggo una frase che ci ha scritto l'insegnante Maria Grazia, che ci scrive: è fondamentale l'empatia, è fondamentale essere alleati e non giudici. Quindi questo, Esatto. penso che questa sia la chiusura perfetta appunto al tuo racconto. Esatto, alleati sia con le famiglie. A volte sono difficili perché qui stiamo parlando di situazioni difficili sia per gli insegnanti che per la famiglia. Non è facile confrontarsi con la sofferenza perché il fatto di avere la tentazione di eliminare ulteriore dolore, ulteriore frustrazione c'è, e allo stesso tempo, no, ecco, questa empatia deve essere appunto modulata Benissimo. Allora io ti chiedo, Roberta, di restare con noi perché nell'ultima parte del webinar ci sarà la lettura delle domande. Quindi chiedo ai nostri insegnanti appunto di scriverci e quindi ridarei la parola alla relatrice Francesca Costa. Grazie mille, Roberta. Grazie mille. Eccomi qua, ritornata con voi e adesso mi inserisco anche fra gli spunti molto validi che ci ha dato Roberta Giodice, così facciamo un tutto tondo. Quindi ritorniamo ancora sulla classe inclusiva cambiando slide, considerando che bisogna riconoscere che all'interno di una classe ci sono diversi stili di apprendimento e quindi alla fine di un percorso però questi diversi stili di apprendimento devono ricondurre
condurre a una conoscenza comune. E quindi la diversità diventa in questo caso un punto di scontro e confronto. Il processo di apprendimento diventa un tutt'uno con il processo di socializzazione e per una corretta relazione è importante sviluppare le abilità sociali degli alunni. È necessario quindi creare relazioni positive e di reciprocità tra gli allievi, sostenere l'autostima di ciascuno e guidare i processi di mediazione e di condivisione dei risultati raggiunti. Adesso, se andiamo alla prossima slide e pensassimo di avere, come dire, un compito per cui tutti devono leggere il colore ma non la parola, io vi invito proprio a fare questo esercizio, a leggere più velocemente possibile il colore ma non la parola. Quindi se voi fate questo tentativo, sto un momento in silenzio così voi provate a sperimentare questo. Io sono sicura che nessuno di voi è arrivato fino alla fine facendo esattamente tutto giusto. Sarà solo l'esercizio che vi aiuterà, diciamo, a elaborare una strategia che sarà tutta vostra per capire come arrivare fino in fondo leggendo il colore senza mai leggere la parola. Allora, in questo caso, e andiamo avanti, vi vorrei far notare che io vi ho messo in conflitto i due emisferi del vostro cervello, perché la parte destra è la parte creativa, la parte sinistra è la parte analitica. Quindi chi ha fatto più difficoltà, diciamo, a leggere la parola, vuol dire, cioè a leggere il colore, vuol dire che è più analitico rispetto all'altro, quindi io devo considerare che ci sono queste diversità fra i miei allievi e che tutti noi abbiamo una differenza nell'approccio anche in riferimento allo studio e a quello che facciamo. Quindi se andiamo alla prossima slide, anche tutti noi come insegnanti abbiamo un nostro proprio stile cognitivo ed è importante che noi lo sappiamo riconoscere anche negli studenti per attivare le strategie e i metodi migliori. Quindi cosa siamo noi? Abbiamo uno stile cognitivo globale, analitico, più verbale, più visivo, uditivo? Questo è importante capirlo perché così riusciamo, come dire, a progettare meglio, se conosciamo bene gli studenti, anche le lezioni che andiamo a fare. E andiamo avanti nella slide successiva. Per capire quali sono i principi chiave dell'inclusione. Allora, ha detto bene Roberta Giodice, no? L'accettazione della diversità. Una diversità non è per forza visibile a occhio nudo. Una diversità, una difficoltà possono essere, come dire, interiori, riguardare qualche cosa che non è per forza apparente. Quindi la diversità bisogna capire che è una caratteristica di ogni condizione vivente. Poi bisogna assicurare la partecipazione attiva, cioè l'inclusione non è sinonimo banco e sedia, ok, sto in classe, questa è l'inclusione. L'inclusione non è stare in classe, l'inclusione deve assicurare una partecipazione attiva in ambito pedagogico e sociale. Bisogna sviluppare le pratiche di collaborazione e questo è uno sforzo di tutta la comunità educante che va anche oltre il gruppo classe e bisogna immaginare una scuola diversa perché è solo immaginando il cambiamento che possono essere fatte delle buone prassi educative e didattiche. Quindi una scuola inclusiva è una scuola che deve essere fondata sulla gioia di imparare, dove si deve promuovere il piacere di sperimentare e di scoprire e conoscere capacità e soprattutto bisogna far prendere consapevolezza delle abilità di ognuno. Quindi, andando ancora avanti, diciamo che la didattica inclusiva non è diretta solo a chi ha bisogno, ma la didattica inclusiva fa bene a tutti, è per tutti.
La didattica inclusiva crea spazi di apprendimento dove tutti gli allievi sono inseriti attivamente e hanno la possibilità di esprimersi con successo. Una scuola inclusiva, cosa si intende appunto per didattica attiva? Allora ci deve essere l'attività di scoperta, che è quella che più fa rimanere impresse le cose che si studiano. C'è il tutoring e l'apprendimento cooperativo, una didattica che deve essere metacognitiva e laboratoriale. Ci deve essere l'adattamento e la diversificazione dei materiali di apprendimento per il rispetto degli stili cognitivi. Ci deve essere un uso partecipato e inclusivo delle tecnologie, l'utilizzo di una valutazione formativa autentica che deve esaminare il processo di apprendimento e non solo i risultati. E sarebbe importantissimo anche il co-teaching. Quindi, andando ancora avanti, per una didattica inclusiva che deve essere attiva ci vuole coinvolgimento, autenticità, concretezza e motivazione. Quindi devono essere considerate varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno e quindi l'apprendimento deve essere significativo. Bisogna considerare i mediatori didattici, schemi, mappe concettuali, ma attenzione, non facciamo l'errore di predisporre noi gli schemi o le mappe, perché quando diciamo si studia, ogni schema e mappa deve essere personalizzato, cioè se voi fate corsi e dite passami gli appunti, non sempre capite quello che dice o che scrive l'altra persona, cioè quando voi prendete gli appunti di un'altra persona, perché ogni persona prende appunti o fa schemi in base a quello che è considerato utile per se stesso. Quindi sono gli studenti stessi che devono essere abituati e si devono guidare alla costruzione di mappe e schemi che devono essere fatte da loro stessi per essere efficaci. Poi ci deve essere, lo ripeto, un'attenzione agli stili di apprendimento e bisogna che gli interventi siano calibrati sulla base dei livelli raggiunti, partendo sempre dai punti di forza, cioè quindi bisogna partire dalle conoscenze, dal sapere, dalle abilità, dal saper fare e dalle competenze che sono il saper agire. Il docente quindi deve attuare delle scelte mirate nei confronti di ogni alunno e questa capacità dipende da una spiccata sensibilità, empatia e anche da una approfondita formazione. Adesso vorrei calcare un momento l'attenzione sull'empatia e andiamo avanti con la prossima slide. Empatia e punto di vista altrui. Ora io vi invito ad alzarvi e ad allontanarvi dallo schermo. Quindi se voi adesso vi state allontanando dallo schermo e siete a qualche metro di distanza adesso dallo schermo, ditemi chi è la persona arrabbiata. Vedete davvero, cioè siete convinti quindi che avevate ragione al primo impatto a dire che la persona arrabbiata era quella di sinistra? O adesso che vi siete spostati e che avete un punto di vista diverso, invece la persona arrabbiata è quella di destra? È quello che serve a noi, cioè capire il punto di vista altrui, essere empatici per comprendere meglio gli studenti e quindi quello che effettivamente capita a loro, perché non possiamo essere sicuri di avere la verità in tasca, come questa immagine, semplicemente un vostro spostamento vi ha portato a considerare. Quindi andando poi alla slide successiva, il co-teaching, che diciamo non è una tecnica così praticata in Italia, ma il co-teaching sarebbe utilissimo perché permetterebbe di differenziare e interscambiare i ruoli. La classe sarebbe possibile dividere la classe in gruppi e sottogruppi e così si potrebbe scalfire l'idea di classe come monolite inattaccabile. Si può essere più vicini agli alunni, si può dissolvere la barriera dell'aula e si possono favorire contesti facilitanti e intervenire sulle problematiche comportamentali in modo preventivo.
Ci sono delle scuole che praticano il co-teaching e che riescono a risolvere almeno in parte delle problematicità comportamentali all'interno delle classi, perché la gestione della classe è considerata la sfida più importante del XXI secolo. E andiamo ancora avanti. E parliamo di apprendimento cooperativo. L'apprendimento cooperativo è la giusta chiave per dar modo a ognuno di esprimersi liberamente, per poi trovare un filo conduttore e inserirsi in quello che è un lavoro condiviso. Parliamo appunto di cooperative learning. In questa modalità stimoliamo il dialogo che serve per arrivare a patti. L'allievo attinge ai propri dati culturali e li mette a disposizione del gruppo. Ricordiamo che l'apprendimento cooperativo è molto significativo perché alla base c'è l'interdipendenza che non c'è nel semplice lavoro di gruppo. Ecco allora che la conoscenza assume un valore che non è solo sociale, ma è anche educativo. Andiamo poi, pensiamo al tutoring, per esempio, che è la prossima slide. Il tutoring è uno stimolo dal punto di vista cognitivo, ha una valenza educativa e socializzante e infatti permette di sviluppare l'empatia e le capacità di mediazione sociale. In questo senso promuove la crescita dei singoli e quella complessiva dell'intero gruppo classe. Ora qua, come vi ho detto, ci sono degli spunti, perché poi tutoring può essere peer tutoring, può essere adesso parliamo di modeling, e quindi voglio dire, qui sono proprio dei flash che vogliamo darvi, proprio perché questo momento che trascorriamo insieme sia soprattutto per voi uno spunto di riflessione. Andiamo a un'altra metodologia, che è quella del modeling, dove il modeling è la dimostrazione dei comportamenti da imitare. Gli elementi comunicativi importanti sono l'enfasi posta nel gesto, la lentezza dell'esecuzione, l'essenzialità del linguaggio verbale. Il presupposto teorico è che i modelli di comportamento sono più efficaci delle parole. È più probabile che un allievo faccia ciò che fanno gli insegnanti piuttosto che quello che dicono di fare, perché l'imitazione dell'azione è qualcosa, diciamo, che noi siamo, come dire, siamo predisposti a fare proprio fin dai primissimi momenti di vita. E pensate anche noi, se vogliamo imitare, se vogliamo imparare un passo di danza, cerchiamo prima di vedere quello che fa appunto il modello, cioè chi ci dà la dimostrazione, no? E poi andiamo per esempio al role playing, alla drammatizzazione. Ovviamente tutte queste metodologie devono essere ben predisposte, cioè questo metodo di animazione pedagogica che serve per vivacizzare l'insegnamento si può fare sì dalla scuola dell'infanzia. Il role playing è un'imitazione ludica del possibile reale, si propone di simulare per quanto possibile una situazione reale allo scopo di far conoscere ai partecipanti, attraverso l'esperienza pratica, le relazioni che si stabiliscono in un'attività caratterizzata da un importante processo di comunicazione. Allora, è importante capire però che ci sono delle prassi da considerare prima di arrivare all'attuazione di un role playing. Per esempio, ci devono essere gli attori che studiano le parti, ci devono essere gli osservatori e il conduttore che devono formulare ipotesi su questi aspetti della messa in scena e che devono essere osservati, e anche l'osservazione deve essere ragionata in vista di quali risultati si vogliono ottenere. Durante la fase di azione, l'insegnante svolge il ruolo di osservatore e alcune funzioni di regia, se viene richiesto da questa drammatizzazione.
Alla fine vengono riportate le osservazioni. È importante che tutti comunichino le osservazioni. Allora è meglio che prima si esprimano gli osservatori, ma poi è bene che anche gli attori intervengano, riportando le loro impressioni, le loro emozioni, le loro scelte di recitazione. Calco molto la mano sulle emozioni, perché voi sapete che è molto importante per gli studenti, perché sembra che adesso un problema sia il mancato riconoscimento delle emozioni, soprattutto in queste nuove generazioni. Poi è anche importante, andando alla prossima slide, la tempistica che deve essere attivata. Allora, no, perché praticamente per queste attività non deve essere nulla lasciato al caso. Quindi prima bisogna, diciamo, impartire le istruzioni, e questo non deve prendere più di 10 minuti. Poi c'è la fase di preparazione individuale degli attori e del gruppo degli osservatori. Questo deve prendere una ventina di minuti. Poi c'è la messa in scena vera e propria, che deve durare circa 15 minuti, e c'è la discussione, che deve andare dai 15 ai 30 minuti, con le conclusioni di 10 minuti. E in tutto questo processo non ci devono essere interruzioni, quindi deve essere tutto monitorato e predisposto e ben organizzato. Poi, andando alla prossima slide, del role playing, della drammatizzazione, che cosa può essere rilevato e che cosa può essere valutato? Per esempio, fra gli aspetti che si possono considerare, ci devono essere l'interesse e la partecipazione degli alunni, le modalità di comunicazione utilizzate nel gruppo, il miglioramento delle capacità di ascolto e comprensione dei punti di vista altrui. Questo è un aspetto anche molto importante per l'educazione proprio al rispetto, la capacità di osservazione e analisi dei comportamenti altrui, la capacità di mediazione e le strategie utilizzate per affrontare situazioni complesse. Andiamo avanti alla prossima slide, e appunto il problem solving è una metodologia assai importante e riguarda azioni cognitive e attività mentali. Allora, l'importante è focalizzare il problema, selezionarlo, definirlo e darne una descrizione. Poi analizzare il problema, che deve essere fatto nella sua globalità e in merito a dati di riferimento. Bisogna raccogliere i dati e individuare i fattori critici. Poi bisogna risolvere il problema generando varie soluzioni in alternativa tra loro, selezionare quelle più efficaci in termini di costi e di economia dei tempi, sviluppare un piano di attuazione e mettere in atto il piano di soluzione attingendo a risorse organizzative di vario genere. Il problem solving è utilissimo anche in caso di conflitti. Parliamo di bullismo, di situazioni critiche in classe. Allora, in questo caso, quale sarebbe il compito del docente? Il docente dovrebbe sollecitare l'individuazione del problema e la ricerca delle ipotesi di soluzione. In questo caso qui, naturalmente, bisogna considerare che il fatto che noi diamo fiducia agli allievi è importantissimo, perché saranno maggiormente invogliati a trovare da loro stessi una soluzione. Un'altra metodologia, e quindi andiamo alla slide successiva, è il debate, che è una strategia di autoformazione per pensare criticamente. Allora, la discussione consente a tutti i partecipanti di recuperare delle conoscenze nuove, basarsi sulle conoscenze che sono state appena acquisite, di poterle elaborare personalmente e di riutilizzarle in una situazione che è collettiva, confrontandole con le elaborazioni fatte dagli altri. Allora, in questi gli step, diciamo, che bisogna considerare sono l'individuazione dell'argomento di discussione, l'analisi del compito, la mappatura delle conoscenze pregresse, il confronto delle conoscenze, lo scambio di prospettive cognitive differenti, la promozione di
la promozione di atteggiamento di accettazione del punto di vista altrui, la ricostruzione dei propri punti di vista, la condivisione dei concetti, una mappatura conclusiva dei concetti e delle relazioni tra essi e una valutazione del percorso fatto. Naturalmente in questo contesto il guadagno è soprattutto sul versante della reciprocità e della qualità delle relazioni educative. Come base queste metodologie hanno appunto il rispetto e incominciare, come dire, a capire il punto di vista degli altri. Qui avete anche le linee guida per l'implementazione dell'attività di debate, e quando vi verrà dato il materiale potrete approfondire qualora riteniate di vostro interesse diciamo gli argomenti che sono trattati. Un'altra metodologia, e quindi andiamo alla slide successiva, è quella del Circle Time. Il Circle Time è uno strumento che crea un clima favorevole nella classe o nella sezione, oltre che favorisce, diciamo, un clima più favorevole per l'apprendimento, la relazione, vedete che punto molto sulla relazione, sullo sviluppo della creatività, sulla collaborazione e l'assunzione di responsabilità. Questo strumento è particolarmente efficace per stimolare gli alunni ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle proprie e altrui emozioni, per gestire le relazioni sociali sia con i pari che con gli adulti, perché non dimentichiamoci che comunque la scuola è fatta anche di adulti. La riuscita però di un circle time nella scuola dell'infanzia è un punto di arrivo, nella scuola primaria è un punto di partenza, e se i bambini sono stati abituati all'utilizzo di questa metodologia, nella scuola superiore si tratta di una modalità di lavoro che è già acquisita. E andiamo avanti per capire meglio quali sono le regole del circle time. Quindi bisogna sedersi in cerchio in modo da guardarsi, e questo garantisce una comunicazione circolare e anche garantisce una migliore consapevolezza del linguaggio non verbale e della comprensione delle emozioni altrui. Tutti devono aver modo di esprimersi, e la discussione non deve durare troppo a lungo. Cioè, allora parliamo di 15 minuti nella scuola dell'infanzia, 30 minuti nella scuola primaria, e naturalmente il tempo si allunga alle scuole superiori. Come vedete, non deve essere nulla lasciato al caso, non si può dire ok, facciamo drammatizzazione o circle time e lasciare al caso. No, deve essere tutto organizzato in precedenza. Poi la frequenza dell'attività deve essere almeno di una o due volte alla settimana, con possibilità di attivarla in caso di avvenimenti da discutere immediatamente. Anche questo è utile, per esempio, per risolvere dei problemi, anche dei conflitti che avvengono all'interno della classe o della sezione. L'argomento da discutere può essere proposto sia dagli alunni che dagli insegnanti, e l'insegnante in questo caso ha un ruolo di facilitatore e di osservatore. E se andiamo ancora avanti, vedete che gli obiettivi che si possono raggiungere con il circle time sono davvero moltissimi, perché si crea un clima di fiducia e di accettazione, si infonde sicurezza, si conoscono meglio i compagni, si accettano e si rispettano le regole, cominciando per esempio dalla turnazione, dal rispetto della turnazione, parlare uno alla volta, imparare a riflettere, stimolare i più timorosi, risolvere efficacemente conflitti che vengono portati nell'incontro di gruppo, si impara a discutere meglio insieme, si sa ascoltare, ci si sente liberi di esprimere la propria opinione senza paura del giudizio altrui, si accettano le opinioni degli altri. Questo porta a sentirsi più sicuri di sé, a un arricchimento reciproco. E si trovano le modalità per esprimersi in modo corretto anche analogicamente.
Anche qui ci poniamo il problema di che cosa osservare nel circle time, andando alla prossima slide. Vediamo che possiamo osservare chi si siede vicino a chi, perché lasciamo la libertà del posizionamento all'interno di questo circle time. Poi chi viene coinvolto nella discussione? Sono tutti a proprio agio gli allievi? A chi è diretta la comunicazione? E che tipo di carattere hanno gli interventi? Tutte queste cose sono cose che possono essere, diciamo, osservate. Allora, nella prossima slide, vorrei concentrarmi sull'ascolto attivo e sul linguaggio dell'accettazione. Allora, l'ascolto attivo prevede vari step. Allora, prima di tutto abbiamo, come dire, dobbiamo attivare un ascolto passivo. Cioè, praticamente durante l'esposizione dei problemi da parte dell'allievo o dello studente, non ci deve essere interruzione. Io devo fare in modo che lo studente, l'allievo, possa esprimersi liberamente, perché il silenzio stimola a confidarsi ed evita le barriere di comunicazione. Poi ci sono i messaggi di accoglimento, quindi durante le pause del discorso è utile dare dei feedback a chi parla, quindi posso usare dei cenni di attenzione non verbale, annuisco, mi chino in avanti, sorrido, aggrotto le sopracciglia e posso anche, diciamo, attivare un feedback verbale, quindi sì, ti ascolto, sto cercando di capire. E questo dà l'idea, diciamo, a chi produce il messaggio che il destinatario è attento a quello che viene detto. Quindi mittente e destinatario si sentono connessi e collegati. E poi sarebbe necessario fare, come dire, chiamati inviti calorosi, quindi incoraggiare per far parlare di più senza esprimere giudizi e valutazioni. Quindi potrei dire, per esempio, vorresti dirmi qualche cosa in più? È interessante, continua. Che ne dici di parlarne? E queste sono delle modalità per poter, diciamo, come dire, per dare l'idea di essere attenti a quello che viene detto. Quindi, diciamo che per questo ascolto attivo, e andiamo alla prossima slide, passa il messaggio dell'accettazione positiva e incondizionata. Il presupposto di questa accettazione positiva è quello di mettere lo studente, l'allievo, il bambino a proprio agio, e questo presuppone un clima positivo della classe. Perché all'interno della classe ognuno si deve sentire accettato. Deve essere considerato e deve essere sicuro di essere pensato come persona nella sua interezza, con i suoi punti di forza e con i suoi punti di debolezza, e non ci deve essere una svalutazione precostituita. E andiamo ancora avanti parlando delle relazioni, perché vi ho detto che le relazioni sono importantissime. Abbiamo detto all'inizio che il contesto relazionale è quello che deve essere anche analizzato, perché può essere una barriera o può essere una facilitazione. Quindi bisogna assolutamente condividere alcune prassi con il personale ATA della scuola, perché se io ho questa condivisione posso avere anche degli alleati che magari mi aiutano anche a risolvere dei comportamenti problema. Poi bisogna condividere le procedure con i colleghi, concordare criteri comuni di gestione per gestire i momenti di ascolto e di concentrazione. Quindi devo pensare alla lezione come lavoro individuale, lavoro di gruppo, lavoro cooperativo, lavoro in coppia, devo pensare alle verifiche, ma ci deve essere uno strumento condiviso e coerente che io devo assolutamente
condividere le procedure con i miei colleghi. Bisogna porre attenzione alle relazioni nel gruppo classe, collaborare e condividere con le famiglie il percorso educativo e didattico, che vuol dire anche prendere in riferimento la salute dei ragazzi, perché non è che tutti i ragazzi, fra virgolette, vogliono fare i furbetti all'interno del gruppo classe, non è così, c'è qualcuno che ha veramente esigenze di salute. Non si deve sottovalutare il potere delle relazioni che possono sostenere o inibire il progresso, il processo evolutivo e il rendimento dell'allievo. Quindi uno dei ruoli fondamentali del docente consiste nel dirigere con un'attenta e sapiente regia sia i processi che anche le relazioni. E andiamo ancora avanti. Quindi bisogna cambiare per creare il cambiamento. Quindi pensare ad accogliere, ma in che modo? Bisogna accogliere in modo caldo, senza svalutare. Bisogna accogliere in modo interessato, perché l'allievo è unico, è in grado di trasmettere qualche cosa al docente per essere meglio conosciuto. Parlava anche la mamma di prima, no? Roberta Giodice. E poi deve essere un'accoglienza attiva, perché bisogna che ci sia una reazione da parte del docente e deve essere genuina, senza infingimenti, e deve essere rispettoso nei confronti dell'altro. E abbiamo visto il discorso dell'empatia, del punto di vista. Quindi l'insegnante deve lavorare molto sul proprio sé, l'avevamo detto prima questo, perché l'insegnante deve evitare comportamenti stereotipati e non deve predisporsi a un modello ideale, bravo, intelligente, che poi cosa significa bravo e intelligente? Quindi non è che deve predisporsi a avere questa idea preconcetta di allievo, ma deve invece rappresentarsi a un modello reale di allievo che ha diritto di rivendicare la propria capacità, e quindi è l'insegnante che deve porsi in modo di ascolto attivo e deve cambiare prima lui stesso per creare il cambiamento. Perché, come vi ho detto, anche gli insegnanti per economicità mentale, come tutte le persone, sono poi portati a usare delle etichette e quindi ad assumere dei comportamenti stereotipati che devono essere assolutamente abbattuti. In questo funziona, per esempio, anche il fatto del cambio del linguaggio, no? Voi sapete che adesso dal 2002 l'Organizzazione Mondiale della Sanità cioè ha abolito la parola handicap, perché sebbene nascesse con, diciamo, l'accezione di dare una giusta parità, è finita con invece delineare un qualche cosa di negativo. La parola handicap nasceva dalle parole hand in cap, dove c'era il cap del fantino, dove ognuno, diciamo, i fantini estraevano dal cappello il nome di un cavallo, quindi a un fantino bravo poteva capitare un cavallo brocco, così come a un fantino non molto capace poteva capitare un cavallo bravissimo. Quindi era nato con accezione positiva, per poi, con questa economicità mentale che diciamo tutti noi attiviamo, è passata invece a connotazione negativa. E andiamo ancora avanti, e qui vi ho portato due esempi che voi, se volete, potete andare in internet e informarvi. In questo caso la disabilità è visiva, perché abbiamo Giada Rossi che è in carrozzina, voi potrete trovare le informazioni. Adesso è una campionessa paralimpica e aveva vinto anche precedentemente a Rio, l'ultima sua vittoria è di Tokyo, ma continuerà ancora a brillare nel panorama paralimpico. E Giada Rossi ha avuto un incidente
andare per un tuffo in piscina, è rimasta paralizzata. E quindi, diciamo, la scuola ha puntato molto su di lei e diciamo, ha trovato il suo punto di forza e, come dire, l'ha ben instradata in un percorso che adesso la vede protagonista della sua stessa vita. Oppure Nick Vujicic, andate a vedere su YouTube Il Circo della Farfalla, che è un docufilm, chiamiamolo, andate a prendere informazioni su di lui. È un uomo senza arti che è diventato veramente motivatore in tutto il mondo. E adesso lui ha una famiglia, ha 4 figli e, ed è molto interessante capire il suo punto di vista. Ecco, loro hanno una disabilità visiva e sicuramente la scuola e le famiglie, attenzione, hanno fatto un grande lavoro e un grande investimento su queste persone. Però non dimentichiamoci che queste persone hanno anche delle famiglie veramente valide, diciamo, alle loro spalle. E andiamo poi alla prossima slide con di nuovo parlando di metodologie e strumenti. Allora, vorrei dire che c'è una particolare importanza che riguarda l'approccio con l'allievo, che per vari motivi può essere una patologia, una situazione scolastica preesistente, un contesto socioculturale, potrebbe anche rifiutare la scuola o l'intervento in istruzione domiciliare. Quindi bisogna mettere in atto delle strategie anche per ottenere risultati sia sotto il profilo didattico curricolare, sia sul piano della qualità della vita dell'alunno. Quindi diciamo che lo studente deve essere messo assolutamente in situazione di sperimentare il successo formativo che incrementa autoefficacia e autostima, e bisogna fare in modo di riconoscere le ridotte capacità fisiche e o psicologiche e lavorare su questo per ottenere il massimo. Quindi l'attivazione di modelli personalizzabili e individualizzabili per un curriculum degli apprendimenti che siano il più inclusivi possibile deve far riferimento agli interventi didattici, ma anche deve tener conto di organizzazione di spazio e tempo, di materiali, di risorse e deve essere monitorato secondo le necessità della persona. E vedete che qui si ritorna, diciamo, alla lettura in termini di ICF e di funzionalità della persona. Andiamo ancora avanti perché voglio parlarvi un momento di personalizzazione che è già presente nella legge 53 del 2003, in cui si prevedono piani di studio personalizzati, e poi c'è l'enfasi col decreto legislativo 59 del 2004, in cui in articolo 3 si evidenzia che per conseguire gli obiettivi formativi i docenti devono curare la personalizzazione delle attività educative. All'articolo 7 si legge che nell'ambito del POF, siamo nel 2004, quindi ancora non si parlava di TOF, quindi vi ho lasciato il termine che è presente in termini di legge, vengono organizzate attività facoltative ed opzionali per la realizzazione di piani di studio personalizzati. E l'articolo 11 invece recita che la valutazione è affidata ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività previste dai piani di studio personalizzati. Quindi per andare alla prossima slide, diciamo che la didattica personalizzata, già di quello che ho detto precedentemente, permette a ciascun alunno di trovare metodologie e strategie di apprendimento differenti a partire dalla consapevolezza del proprio stile cognitivo e del proprio talento, in modo tale da sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Attraverso una didattica personalizzata si cerca di far raggiungere il massimo obiettivo possibile dettate dalle proprie peculiarità. Per quello è importantissimo che gli insegnanti istruiscano gli allievi a costruire le mappe e le schede, ma è un lavoro che deve essere fatto dallo studente stesso, perché ognuno di noi ha qualche aggancio
per ricordarsi meglio le cose. Vi faccio un esempio. Allora, se io voglio ricordarmi, diciamo, la data della rivoluzione, francese, io non so quanti di voi se la ricordano, ma se qualcuno se la ricorda, sicuramente mette in atto una strategia. Allora, diciamo che è la data più semplice della storia, perché 1789 i numeri sono in successione. E questa è una cosa che può essere generalizzata, quindi questa informazione che do vale per tutti, perché 789 vale per tutti che sono numeri in successione. Ma io mi ricordo la data dell'Unità d'Italia perché ricordo la mia data di nascita. Io sono nata nel 1961, tolgo 100 anni e 1861 è la data dell'Unità d'Italia. Ma questo vale per me. Non posso generalizzare a tutti voi, ecco perché dico che diciamo, le strategie devono essere anche fatte proprie dagli studenti, perché magari qualcuno si ricorda invece la data di nascita di uno zio, di un parente o qualche altra cosa. Va bene, quindi diciamo, fatto questo inciso per farvi capire un po' meglio cosa intendo dire, no? Quando vi faccio queste affermazioni, adesso passiamo alla didattica individualizzata che ha una differenziazione rispetto a quella personalizzata, perché la didattica individualizzata invece è più un'attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche in ambito di strategie compensative e del metodo di studio. Quindi la didattica individualizzata è più un recupero individuale. Ecco, quindi questa è un po' la differenza. E adesso andiamo all'ultimissima slide, così sono rimasta nei tempi per lasciare lo spazio a eventuali domande. Diciamo, vorrei concludere tutto questo intervento che comprende anche quello di Roberta Giodice, diciamo asserendo che il lavoro collegiale è comunque importantissimo e sta alla base di tutto per una coerenza anche educativa. Ed è quindi indispensabile il confronto, lo scambio tra professionalità diverse per la messa a punto di strumenti, materiali, procedure in modo condiviso. Sono indispensabili incontri con esperti del settore, riunioni fra docenti della stessa disciplina, tra docenti di discipline diverse che insegnano nella stessa fascia d'età, per un arricchimento e un supporto reciproco. E ultima considerazione, è importantissimo stringere un'alleanza proficua con la famiglia al fine di una condivisione che sia autentica, per fare in modo che l'allievo raggiunga il suo massimo successo formativo. E concludo con questa frase di Rodari: il punto cruciale è quello dell'incontro di base fra genitori e insegnanti, forma concreta dell'incontro fra scuola e società. Se questo incontro fallisce, la struttura non vive. Grazie. Ok, grazie mille. Francesca, se vuole apparire anche Roberta, ecco, quindi siamo tutte e tre. Allora, io comincerei a leggervi qualche domanda, quindi poi mi dite se volete rispondere. Allora, aspettate un attimo. Bene, allora, un insegnante ci chiede degli esempi pratici di co-teaching per le classi della primaria. Posso rispondere? Sì, certo. Ecco, allora, se io volessi fare un lavoro di co-teaching, parliamo di classe primaria, va bene. Allora, intanto è importante anche poter predisporre, diciamo, un setting che sia utile a questi lavori, no? Quindi, allora predisporrei, per esempio, anche già incominciando col setting d'aula, predisponendo i banchi in maniera diversificata. Va bene. Allora, se io faccio co-teaching, allora, prima di tutto potrei sostituirmi, diciamo, a un insegnante
collaborare insieme e gestirci la parte di insegnamento, come dire, condividendo alcune cose, un po' come abbiamo fatto io e Roberta, no? Lei parla da un punto di vista, io parlo da un altro punto di vista e facciamo vedere i vari punti di vista, diciamo, agli allievi. Posso però anche fare in modo di lavorare in modo cooperativo, dividendo dei gruppi o creando delle, diciamo, predisponendo delle attività che possono portare a una discussione, quindi creare un debate e preparare, diciamo, magari un insegnante lavora con un gruppo, un insegnante lavora con un altro gruppo e poi, come dire, cambiare i ruoli sia degli allievi che anche degli insegnanti. Quindi ci possono essere queste modalità di lavoro condiviso, cioè si lavora in due per raggiungere lo stesso obiettivo, un po' come quando appunto ci sono dei seminari in cui intervengono diverse persone, si raggiunge un unico obiettivo lavorando insieme, ma non so se diciamo era questa la risposta che magari può essere significativa per questa persona, ecco. Ecco Francesca, poi sul co-teaching ci scrivono anche che è utilissimo ma molto difficile da attuare perché gli insegnanti solitamente hanno stili di insegnamento diversi, sì. E quindi non è, cioè, cercano appunto dei consigli per cercare di attuarlo perché appunto trovano difficoltà. Esatto, non siamo molto abituati a questo, ma proprio far capire, per esempio, non so, mi viene in testa che, come dire, ci potrebbe essere addirittura l'insegnante, cioè due insegnanti che spiegano le stesse cose con modalità diverse. Questo può essere proprio un arricchimento per chi ascolta, per gli allievi, perché anche gli allievi possono capire che ci sono delle modalità molto diverse anche fra gli insegnanti e potrebbe allargare loro le idee. Allora, diciamo, per effettivamente attuare un co-teaching, diciamo che ci deve essere prima di tutto una fiducia reciproca fra i due insegnanti che condividono questa pratica e ci deve essere una complicità. Allora, se questo presupposto si crea, il co-teaching è molto efficace proprio per la ricaduta che ha sugli studenti. Chiaramente, se gli insegnanti non condividono alcune strategie o un obiettivo comune, questa pratica diventa quasi inconciliabile. Quindi prima si deve creare la collaborazione, la sinergia e la complicità fra questi due insegnanti. Diciamo che io ho provato questa cosa, naturalmente con gli insegnanti con cui c'è questa complicità, e vi posso garantire che le ricadute sugli allievi sono effettivamente significative. È che noi lo usiamo poco in Italia, in generale, però sarebbe significativo perché di solito, cioè di solito alcuni insegnanti sono molto autoreferenziali e poi vi dico una verità che è vera e sacrosanta, molte volte gli insegnanti si trovano a correre perché non hanno finito quello che devono concludere. Quindi il consiglio che io do è quello ogni tanto di prendere anche un respiro all'interno della classe, perché se respiriamo noi, anche gli allievi recepiscono meglio quello che noi vogliamo trasmettere loro. Perfetto. Poi, per quanto riguarda l'apprendimento, un insegnante ci scrive, ci deve essere assolutamente un ambiente positivo, in cui regni l'affetto, totale assenza di ansia e di situazioni di disagio. Tutto ciò che si impara in situazioni di ansia e malessere viene rimosso dal cervello, che si pulisce dai momenti negativi. Quindi, cogliendo questa frase, magari se volete aggiungere qualcosa, sia tu Francesca che Roberta, in merito a questa frase, a tutto il webinar, poi possiamo concludere. Allora, io dico solo una cosa, poi lascio la parola a Roberta. Io invito tutti i presenti a riflettere su cosa loro della scuola si ricordano. Si ricorderanno sicuramente molto di più le cose positive che non quelle negative che forse sono rimosse. L'apprendimento migliore è quello che è più sereno e dove si gioisce, perché l'apprendimento di sofferenza non è assolutamente come dire, significativo. Lascio la parola anche a Roberta, sono assolutamente d'accordo su questa frase. Sì.
quello che mi viene in mente è un gioco che si può fare, che viene fatto anche con gli adulti, che facevo quando facevo formazione nelle aziende, che era quello del cappello, il cappello che riguardava una situazione di vita, no? E che veniva spostato attraverso i vari componenti, proprio per aiutarli a compenetrarsi in una situazione, in un disagio. Quindi non solo, non mi sto riferendo semplicemente alla patologia, al ragazzo, alla situazione, ma proprio a dei vissuti, a degli ostacoli che ti fanno vedere, ti fanno entrare in un'ottica che è diversa dalla tua, e poi discutendone con la mediazione degli insegnanti può essere davvero un facilitatore, un aiuto ad esprimersi. E a trovare conforto e supporto Poi riguardo la frase, ritorno alla patologia e all'inclusione. Conoscere, voler conoscere, voler informarsi, trovare tutti gli interlocutori, perché questo è l'unico modo per creare una vera inclusione. Capire per poter poi affrontare e trovare tutti gli strumenti che ce ne sono tanti e che possono essere. Benissimo. Allora, io ringrazio Francesca Costa e Roberta Giodice che sono state con noi oggi. Vi do un po' di informazioni prima di concludere. Queste slide verranno condivise, si potrà rivedere anche il webinar se in caso voleste rivederlo o voleste fare passaparola con dei colleghi, perché comunque è un importante argomento. Lo trovate su piunicicherari.it, dove troverete anche altri materiali di approfondimento e, come vi dicevo prima, per chi ha il kit didattico più Unicicerari, la possibilità di caricare anche gli elaborati per partecipare al concorso nazionale a premi che avrà, scadenza il 1° marzo. Vi manderemo anche l'attestato con le ore formative e, nulla, per qualsiasi altra informazione avete il nostro indirizzo mail che è webinar@progettiedo.it. Quindi io ringrazio tantissimo Francesca e Roberta e auguro a tutti i nostri insegnanti una buona serata. Bene, io vi saluto, vi ringrazio di aver partecipato a questo webinar, grazie anche per le domande interessanti. Spero di aver lasciato traccia e di avervi fatto un po' incuriosire su personaggi anche che vi ho presentato, ma non solo. Quindi considerando che la scuola può essere un trampolino di lancio e un'alleanza sana con le famiglie è sicuramente significativa. Vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione, vi saluto calorosamente e spero di rivedervi presto, prossimamente, magari su qualche altro webinar o insomma nel nostro punto di incontro che sono i siti e quanto messo in piattaforma da Libri Progetti Educativi. E ringrazio moltissimo Roberta e anche Irene, grazie mille. Grazie Francesca, posso fare un ringraziamento anch'io a tutti questi insegnanti che sono così attenti a queste tematiche, sono qui per formarsi. Io credo davvero grazie, mi sento di dire grazie con tutto il cuore, da mamma a nome di tante mamme. Grazie. Grazie a tutti, allora una buona serata e buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci.